quanto riguarda quel tipo di avvistamento, la fattispecie, non eri solo con la serie? No, in pratica, ma ti riferisci al primo? Sì, il primo. Sì, eravamo 7-8 persone che, non visto prima da me, vi ripeto, prima dai vicini, che correndo qua impauriti della... Ti hanno chiamato. Si hanno chiamato, siamo usciti a vedere, siamo corsi a prendere la telecamera e ho cercato di riprendere quello che poi alla fine... Sì, infatti dal filmato si evince che ci sono in cielo numerosi oggetti. I movimenti che facevano questi oggetti erano molto, diciamo, veloci, non erano degli oggetti fissi in cielo. No, no, facevano dei movimenti tipo zigzag, poi formavano delle croci, triangoli, dei cerchi, tipo come se volevano comunicare dei, non lo so, dei segni, dei, non lo so. Le luci erano, diciamo, colorate, erano dei punti bianchi? Allora, all'inizio erano dei punti che andavano sul giallo, rosso, e si vedeva qualcosa anche di molto di grigio scuro. Poi salendo si vedevano sempre più bianchi, proprio bianchi. Quindi erano più di una ventina di oggetti. Molto di più. Perché dal filmato che stiamo analizzando, in effetti esce fuori proprio questo tipo di numero. Quanto riguarda le emozioni che hai provato nella fattispecie durante il secondo avvistamento, anche l'ultimo, quello di giugno, cosa hai provato? Che emozione, un po' di stranezza, perché vedere questi fenomeni sicuramente non ti lasciano un po' il segno, dice, ma tutti quanti ci domandiamo, ma cosa sono? Anche un po' di emozione sicuramente, perché non so se sono, dire, fortunato di vederli spesso su questa zona, non lo so. Anche un po' di emozione c'era pure. Ma hai paura? Delle volte sì. Delle volte sì. Giacomo, cosa ti ha spinto a riprendere questi oggetti? La curiosità? La curiosità per prima cosa. Poi pensavo che riuscivo a vedere chissà cosa, provando a zoomare, a dare pure io una risposta a questi fenomeni, però purtroppo risposta non se ne può dare, perché è difficile comunque pure con una telecamerina a riprendere, esatto, un oggetto in cielo di giorno e sfidare chiunque, anche se adesso mi sono munito di cavallette per così... Per avere, diciamo, per un po' più di stabilità, sì, è normale. Sì, sicuramente c'è una certa difficoltà. Bisogna avere attrezzature di diversi migliaia di euro. Sì, noi stiamo parlando di attrezzatura. Esatto, sì, diciamo, di quelle così più economiche. Grazie per questa testimonianza, per la tua disponibilità. Di sicuro il nostro team farà un'analisi molto approfondita di quello che è il materiale che tu hai prodotto, per quantomeno avvicinarci a una spiegazione o quantomeno una teoria che possa dare una spiegazione di quello che tu hai registrato, che puntualmente sembra essere molto presente proprio qui, vicino a casa tua. Grazie. Grazie a voi. Una buona serata. Grazie. Dopo un lavoro approfondito sui frame e su tutte le caratteristiche del video, movimento, rifrazione della luce, presenza dello stesso oggetto a distanza di 6 mesi, la redazione di Mystery Hunters reputa il caso altamente attendibile sulla genuinità delle riprese e sulla possibilità di essere in presenza di uno o più ovni con caratteristiche morfologiche discoidali. Ad ogni modo, rendiamo pubblici i video di Giacomo sul nostro canale YouTube.
rendendoci disponibili ad ogni osservazione o dibattito.